Ringrazio Papa Francesco per il legame particolare con il quale mi ha unito a sé. Le parole con le quali l'arcivescovo metropolita Biagio Colaianni ha ringraziato il pontefice nel corso della funzione religiosa in cattedrale a Campobasso, durante la quale gli è stato imposto il pallio. È il segno dell'unità con il pontefice. E se con segno di unità con il pontefice è chiaro che richiama l'unità della Chiesa e l'unità in particolare della Chiesa molisana. Perciò il pallio diventa un segno ulteriore di un cammino da fare insieme. Visibilmente commosso ed emozionato nel corso della cerimonia alla presenza del nunzio apostolico in Italia, Peter Reich, Colaianni ha inviato al Papa, proprio per il tramite di Reich, sentimenti filiali di fedeltà e vicinanza, ha detto Colaianni, nella certezza della nostra preghiera, nell'ascolto della sua angoscia e desiderio di pace per l'umanità in guerra. Il pallio, un paramento liturgico di lana, viene benedetto dal Papa in Vaticano nel giorno della ricorrenza dei santi Pietro e Paolo e poi inviato nelle diocesi. È un segno di riconoscimento della Chiesa molisana per la Chiesa molisana e ancor più ci sporona ad essere una regione che trova nella Chiesa anche il motivo di unità e di poter andare avanti. Il Giubileo poi è un cammino di speranza e allora diventa per la nostra regione anche possibilità di camminare in un futuro migliore, valutando il nostro territorio e facendo sì che le sue risorse possano essere messe a frutto per tutti. Non sono mancati i riferimenti al prossimo giubileo ricordato dal nunzio apostolico Peter Reich, che a margine della cerimonia in cattedrale ha anche ricevuto in dono da Armando Marinelli proprio la campana del giubileo. L'evento oggi è straordinario nel senso che rafforza il legame tra il arcivescovo locale che ha ricevuto il palio dal Santo Padre con la sua sede, quella di Roma, e allora ci fa capire che siamo parte di una chiesa che è madre per noi, che ci riunisce in una famiglia, proprio famiglia di fede, e tutti noi siamo figli e figlie di Dio. In cattedrale a Campobasso, oltre agli altri vescovi delle diocesi molisane, anche un gruppo di preghiera arrivato da Matera, la precedente diocesi di Colaianni, che al termine della liturgia ha brindato con tutti in sagrestia.